Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Subnautica e come potete vedere dalla scritta in alto a destra siamo su un titolo in accesso anticipato. Quindi potrebbero esserci piccoli bug, problemini, cose che funzionano in modo errato. Può capitare, è un early access, però da quel che vi posso garantire questo titolo è molto seguito dagli sviluppatori, quindi nonostante sia in early access escono molto spesso aggiornamenti con nuove cose, migliorie. Insomma, è seguito ed è un bene. Forse è l'unico titolo che ho acquistato che è veramente così tanto seguito tra quelli che ho mai preso in early access. Io di solito sono diffidente sugli early access. Questo non mi ha deluso per nulla. Per chi non lo conosce, Subnautica è un sandbox survival ambientato nell'oceano. Taglierò tutto il possibile e anche le scene di trama, perché non voglio fare trama, cioè per ora voglio semplicemente fare una partita in hardcore, quindi se muoio, fine della partita, si cancella il mondo e abbiamo finito lì. E poi se vi piace il titolo, se vi interessa, potremo far partire una serie normale, nella modalità normale, nel quale possiamo provare a seguire un po' le tracce, diciamo, di trama che sono lasciate, che in realtà sono molte. Manca solamente la parte finale per ora di trama, quindi è a buon punto. Però aspetterei che esca tutta prima di mostrarvela, diciamo, in toto. Io direi di partire subito con una nuova partita. Estrema. Modalità sopravvivenza, una sola vita, nessun avviso o due. Ecco, temo che quello sarà il mio principale problema, ovvero che non c'è la signorina che mi dice oxygen quando sto per morire soffocata sott'acqua. Eccoci qua, siamo su una capsula di salvataggio con del fuoco incredibile intorno a noi. Per un istante ho visto che già stava sparando, ma io ancora non avevo sparato, ma dai. Estinguisciamo il nostro fuoco con questo italiano molto inglese molto bello e avviamo il nostro PDA. Good luck. E questa sarebbe l'IA che dovrebbe tenerci in vita. E cosa ha appena fatto? Sei su un mondo alieno, sopravvivi, buona fortuna. Questo è quello che ci ha detto praticamente. Questo è quello che ci ha detto, grazie, ho sbagliato. Grazie, PDA, gentilissimo. 321, cosa 321? Perché ho letto 321? Cosa? Io un po' che non parto dall'inizio con la storia di Subnautica. Cos'era? Ah, ok. Ecco, per esempio questa roba io non l'ho mai vista. Quella Gigino lì io non l'ho mai visto. Ok. Ah, era una... Ah, ho capito, era un uccellino tipo. Ok, come potete vedere non c'è niente intorno a noi, se non solo la nave da cui siamo precipitati con sto catapecchio di capsula. Regola numero uno del buon sopravvissuto in Subnautica: tenersi molto lontano dal sedere dell'Aurora. Quindi, là, no. Poi, allora, questo è rotto, giusto? Questo dovrebbe funzionare con il Medipack. Questo è un generatore di Medipack o fabbricatore, quello che è. Perché c'è un disegno strano? Non l'avevo mai visto. Qua sta del cibo e dell'acqua, ce ne freghiamo un po'. I bengala non li ho mai usati in tutta la mia esistenza. Mai, ma fa niente. E qua... Questo qui a fianco dobbiamo ripararlo pure lui per avere l'elettricità, diciamo. Però per farlo ci serve questo. Quindi mi serve gomma siliconata, zolfo delle caverne e titanio. Quindi il titanio lo troverò facilmente. Lo zolfo delle caverne devo trovare uno schiapparello. La gomma siliconata devo trovare l'erbetta. Ma dai! Che figo! Ok. Ma perché c'è uno stalker vicino alla mia... Non dovrebbe esserci uno stalker qui! Quella creatura cattiva, cattiva creatura, però io ti frego il titanio, cattiva creatura. Zitta, zitta, shh. Yeah! E ti frego anche quello lì. Ah, ok, iniziamo già bene, via, 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 via. Fa malissimo. Sì, mi serve gomma siliconata e titanio, fatta, e dai. Premo ESC perché prima si usciva dai menu con ESC. Si aprivano con tab e si usciva con ESC. Quindi per un po' farò così. Poi mi abituerò che devo premere semplicemente tab di nuovo. Che spavento, era una bolla. Perfetto. Stanno i cosi brutti lì. Io li eviterei con tanta classe e maestria. Non vorrei allontanarmi troppo da casa. Vieni qui tu. Ah, cosa? Signorino, non mi morda le caviglie. Grazie. Gentilissimo.
Anche lei, grazie mille. Ok, sto schivando Stalker che è una... 9, 8, 7, mio Dio. Signorina, me ne frego del bioma, mi deve dire... Culo dell'Aurora, via. Maledetta lei. Vieni qui. Oh, io che spavento, sei bruttissimo. Perché non lo voglio qua, non lo voglio qua. Non voglio niente in mano, grazie. Prendilo, prendilo, prendilo. Scappa, 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 scappa. Ecco, tu sei carino, tu sei carino. Pesce volteggio, che bellino che è. Sei mio amico, ti mangerò per cena. Guardalo lui ignaro del suo futuro, poverino. E questo qui cos'è? Lo voglio. Lo voglio. Pesce cerchietto, carino. Questi, questi. Che spavento! Ok. Va tutto bene. Va tutto alla grande. Madonna, ma la mia capsula è proprio sul sedere dell'Aurora. Ma porca miseria, ma... Con tutti i posti, cioè, io che mi ricordo, io spawnava per di là la capsula. Perché adesso spawna qui? È un posto orribile questo per essere. Dai! Questi sono i Riftback, giusto? Che in italiano non so come li hanno tradotti, perché io ci ho giocato in inglese, quindi Riftback. Eccola! Quella è una Riftback. La vedete? Quella cosa lì. Questo rumore invece non mi è piaciuto neanche un po', vado via. Gomma siliconata. Ok. Guarda che bello questo pesciolino. Lo voglio tenere, lo chiamerò Puffy fino a stasera. Poi stasera sarà cena. Per ora si chiamerà Puffy. Allora, l'acqua me la faccio, perché quella mi servirà. Sì, con il pesce sacca praticamente li strizzi fortissimo ed esce l'acqua, vedi? Guarda Puffy, un giorno tutto questo sarà tuo. Woohoo! Sta diventando notte, vero? E cos'è questo rumore? Ah, il dugongo, ok. Un dugongo tutto blu. Però era un tritone. Fa niente, questo è un dugongo. Posso farmi una bombola? La devo fare subito. Non ci ho guardato, sono stata stupida. Forse basta solo il titanio. Dai, ok, ok, ok. Sto già più tranquilla. I 45 secondi passano veramente in un batter d'occhio. Cioè, non ve ne accorgete? Quarzo! Tanto quarzo! Mio quarzo mio! So mio quarzo! Tutto mio! Polvere di zolfo? La chiamiamo così? Che ce l'hanno quelle cose lì? L'ho trovata! Ah, morirò, 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 morirò! Aia! Lo sapevo io che mi schioppava nel sedere quel robo lì! Perché non ho Seaglide e non sono abbastanza veloce! Ce n'è un altro, vero? L'ho sentito! Questo qui, ok. E volevo creare lo strumento per riparare, eccolo qua. Bravo Puffy, fammi compagnia. Questo qui invece mi serve una batteria, che io posso fare però, ho visto. Ah, le pinne, facciamole. Ah, c'è il coso per lo scanner, ecco cosa devo fare. Mio Dio, ho messo la memoria, per la miseria. Questo lo usiamo, tanto ora sento che ce n'è un altro qua dietro pronto. Puffy, dove sei? Vieni qua, tiè. E prendiamo... Wow! Ok, con questo aggeggio praticamente posso scannerizzare i frammenti che trovo di oggetti distrutti in giro per il mondo e poi poterli riprodurre con il fabbricatore. Aia, cretino, con il fabbricatore qua. Ora ripariamo la nostra capsula, così diamo energia. Grazie a questo. Ok. E ripariamo questo. C'è un messaggio. Piano, piano che... Ah. No, no, no. Cosa ci fai tu lì sotto? Vieni, vieni, vieni. Fatti scannerizzare. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Fai il bravissimo tu. Fai il bravissimo. Fatti scannerizzare e fai il bravissimo. Ok. Vieni qui. Ok, preso. No. Ok, quello è uno squalo della sabbia. E questo è, questa è una taglierina laser. Che cacchio non mi serve. Ebbene ragazzi, scannerizzare tutto. Perché praticamente si potrebbero scoprire nuove ricette, tra virgolette, nuovi, come si possono chiamare, nuove cose da costruire, diciamo così. Nuovi blueprints, per dirlo con la parola giusta, con la pronuncia orribile però. Il bancone. Io ho bisogno di un Seaglide. Io ho bisogno anche, ma principalmente di un Seaglide.
Questo era completo, cioè bastava trovarne uno. Beh, guarda, ne ho trovato anche un altro. Ecco qua, ce l'ho? Ok. E con questo Messi non si perderà mai più. La trappola gravitazionale. Fatta? Ce ne vogliono due? Ah, peccato. Dai, cos'è? Sì, glide! Devo salire. Sono in un posto che non mi no, non mi piace per niente a me questo posto. Sono lontano, ragazzi. Cioè, io mi sto preoccupando, ma sono lontano. Però è anche vero che ho una vita sola. Quindi mi sto preoccupando tantissimo rispetto a quello che faccio di solito. Ecco, sì, glide, fatto. Ok, perfetto. Ottimo, andiamolo a costruire. Piano piano, Messi, piano piano. Eccolo, eccolo. Piano piano, Messi. In realtà, ripeto, sono ancora molto lontano, eh. Cioè, se il colore dell'acqua cambiasse, scapperei via fortissimo, ve lo dico, eh. Però, tanto che siamo qua, magari un'occhiatina gliela possiamo anche dare. Grazie. Ecco qua, c'è un uovo. Lo prendo. Io non voglio stare qui! Perché stanno gli stalkeri? Non so cosa sia, ma... Oh, mi serve tantissimo questo. Uno di tre? Oh, io spero che siano tutti frammenti di veicolo. Dai. Sì, fantastico. Mi morderanno il sedere, ma fa niente. Aia. Perfetto, sono la persona più fortunata dell'esistenza. Me ne vado via. Mi manca un pezzo di rame per fare la batteria. Però io se sono... Cioè, per ora non mi serve, per esempio, la taglierina, scusate, l'aggeggio per riparare, quindi potrei fare la forbetta e toglierla da lì. Poi la creeremo, la batteria, quando... Cioè, dove sto andando? Bussa via, brutta cattiva, vai via. E riprenderò la batteria qui. Via batteria. Non mi serve. Qua. Lubrificante, filo di rame, batteria. Ok, allora, filo di rame. Ok, lubrificante, ce ne voleva uno o due di Crepvine? Uno. E Seaglide! Yay! Guardate che bello che è! Che faccio acqua e cibari! No, 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 perché dovrei mai cuocere Puffy? Ormai mi sono affezionata a Puffy, è mio amico. Puffy diventerà la nostra mascotte, dai, non lo mangerò mai Puffy! Vero Puffy? E guardalo che sbadiglia lui! Allora, mi mangerò però lo sbircione cotto, che wow, quanto cibo. Perché ha perso quel colore sto coso? Eccoli! Seaglide! Yes! Sì, non te lo spalmare in faccia, va bene uguale. Noi adesso però andiamo verso la morte, perché di notte, in mezzo agli stalker, stiamo andando là in fondo. Non so quanto questa cosa sia intelligente da fare, però la faccio lo stesso, chi se ne frega. Spegniamo la luce, va. Allora, piano, eh. Ah! Ma siete pazzi? Cretini! Ok, diario dell'equipaggio. E un blueprint che è bussola, ok. Nient'altro? Questo cos'è? Niente? Niente. E posso aprire questo? No, perché niente. Me ne vado via. Dovrei tenerla spenta la luce per fare una buona cosa, perché mi ciuccia la batteria. È bello questo gioco, perché in base a quello che attivate sui vostri... tra virgolette macchinari, sui vostri veicoli, perché alla fine anche questo è una sorta di veicolo, mi permette di muovermi più in fretta. È bello perché la vostra batteria si consuma più in fretta. Se io viaggio con la luce spenta ho più batteria. Ed è bello perché anche sugli altri... Casa, io stavo parlando, stavo dicendo qualcosa di costruttivo, ma ho visto una roba esplodere, aiuto! Ok. E la serie? Può dirsi conclusa qui, no? Possiamo vivere in questo centimetro di acqua per sempre, giusto? Chi ce lo fa fare di esplorare a noi? Il primo episodio di Subnautica si conclude qui.
In realtà abbiamo iniziato alla grande perché ho trovato molte cose interessanti e utili già dall'inizio. Io non mi intendo molto di questo gioco, ragazzi, ci ho giocato parecchio, ma ci ho giocato a perditempo, quindi non so di preciso dove trovare i vari oggetti. Il fatto che ci sia inciampata dentro con così tanta nonchalance è positivo, perché abbiamo già trovato buona parte degli oggetti utili che ci permetteranno di spostarci da qui. Io come sempre vi ricordo di lasciarmi un commento, un like al video e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.